con la mano. O Dio, vieni a salvarti. O mio caro Gesù, dolce bambino, che nel seno di Maria per noi scendesti, concetto dallo Spirito Divino, umile forma di servo alto del vesti. Beh, paga tante ceste e tanto amore, corrisponda fermente anche il mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, con Giuseppe Maria, madre di Dica, o dolce mio Gesù, che visitasti Elisabetta e il grembo di Maria, e da Giovanni da Tarrazia d'Asti, che nel ventre saltò per allegria. De, vista con la grazia tua divina, l'anima mia che è povera e meschina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, con Giuseppe Maria, madre pubblica. Con Giuseppe Maria, madre pubblica, o
dolce di Gesù, monarca immenso, donna stella e immagine palesata, con tre doni, d'oro, mirra e incenso, misteriosamente regalati. Beh, ricevi anche tu per cortesia le tre potenze dell'anima mia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre di vita. Thank you.
e crescendo in sapere e pietà, chi va di sassi al cielo e alle genti. De, quanto soggettato nelle pene, o la grazia tua cresca nel bene. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con tu sempre Maria, madre unica, Gesù, che da Giuseppe e da Maria, posto in Gerusalemme ricercato, e da quelli, con giubile d'allegria, tra i tuoi cuori nel tempio ritrovato. De, pare solo te, cerchi questo mondo, per ritrovarti in cielo, lieto e proposto. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe Maria, madre pudica, e il Verbo si fece carne. Preghiamo, concedi, o Dio onnipotente, che la nuova nascita del tuo figlio secondo la carne ci liberi dalla schiavitù antica che ci viene sotto il gioco del peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami per la tua fedeltà e istruisci, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Leviamo il capo, guida i poveri secondo giustizia e insegna ai poveri la sua via. Leviamo il capo, vicino alla nostra salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà, per chi custodisce la sua creanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo deve, ti fa conoscere la sua creanza. Leviamo il capo, vicino alla nostra salvezza. Alleluia! Ricordiamoci che il deserto non è tanto un luogo di solitudine
suoi discepoli e dice tu devi crescere e io devo diminuire. Un'esperienza di fede e di amore che Giovanni fa e che dovremmo fare ciascuno di noi. Noi dovremmo essere capaci di essere come Giovanni, profeti di questa presenza di Cristo nel mondo, se avremo la sua stessa tenacia, la sua stessa forza, se avremo il suo stesso vigore, se con la nostra vita sapremo testimoniare veramente chi è per noi il Signore Gesù. Perché altrimenti è chiaro che se diciamo di essere cristiani, poi con la nostra vita lo testimoniamo, è una testimonianza un po' strana, una testimonianza un po' schizofrenica, una testimonianza che non ha niente a che vedere con la vera testimonianza come quella di Giovanni. Noi vogliamo vivere questa esperienza di fede e di amore, dicevo, con la stessa tenacia, con la stessa forza in cui l'ha vissuto il Battista, ma non perché ecco, lui fosse un supereroe, come non lo sono stati i santi, come non lo sono stati i martiri, come non è stato il giudice latino che ieri ha parlato, di cui era venuta una bella notizia che sarà, che è stato riconosciuto ecco, un martirio e sarà beatificato quanto prima. Ecco, non sono dei supereroi, sono delle persone che hanno vissuto la loro vita nella ordinarietà, ma l'hanno vissuta con integrità, non perché ogni tanto non facevo qualche peccato, perché sempre noi naturalmente tutti li facciamo i peccati, ma perché avevano chiaro qual era il loro obiettivo da raggiungere, la testimonianza di Cristo. Quella testimonianza che a partire da Giovanni il Battista fino a tutti i santi ha dato quella forza interiore che gli ha saputi, ecco, gli ha saputo far affrontare le vicissitudini della vita. Sia i santi, diciamo, non macchiati di sangue, come il nostro San Onofrio, e sia quelli macchiati di sangue, che hanno dato la vita proprio a prezzo del proprio sangue per Cristo, con la testimonianza della propria vita. Il nobile fide è stato così definito, ecco, il martirio per coloro che danno la vita per Cristo. Ecco, le testimonianze nella Chiesa ci sono state, ci sono e ci saranno, perché quello che noi testimoniamo non è un pensiero filosofico, non è una persona che non sappiamo se è vissuta o no, ma quello che noi testimoniamo è Gesù Cristo. E se noi lo testimoniamo perché lo abbiamo incontrato, perché abbiamo fatto esperienza di Lui, allora la nostra testimonianza sarà vera, sarà autentica e anche con le nostre mancanze sarà comunque una testimonianza costante. Se invece noi questo Cristo non l'abbiamo ancora incontrato, se non abbiamo fatto esperienza ancora di questo Cristo, è chiaro che la nostra testimonianza sarà così vacillante, sarà una testimonianza un po' anacquata, sarà una testimonianza che oggi c'è, domani non c'è, mi sentivo, non lo so, vediamo. Ecco, il Signore ci chiede di fare esperienza con Lui, così come l'ha fatta Giovanni, così come l'hanno fatta i santi, così come dovremmo farla ciascuno di noi. E allora la nascita di Gesù segnerà nella nostra vita questo grande desiderio di essere testimoni credibili e visibili, non di un X file, ma di Gesù Cristo, nostro Signore.
chiede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, prese grazie, gli diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti per la remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti prendiamo in mente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, che la tua Chiesa è diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nella comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ausiliare Cesare, i presbiteri e gli altri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti dei frutti ammetti di annuncio del tuo corpo. Di noi tutti apri misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Donofrio e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per questo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, con onore e gloria per tutti i secoli, dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ebbe tre apostoli, ti lascio la pace e ti do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, torna a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non ti prendi la principale promessa, ma
col Signore che ci hai saziati con il dono del cielo, accordaci la tua pace perché siamo pronti ad andare incontro con le lampade accese al tuo amatissimo Figlio che viene. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vediamo stamattina dove va Gesù Bambino. Siete pronti? Sì? Numero 84. Chi ce l'ha? Chi no? Nessuno ce l'ha. Rivestiamo. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio.